Hasta la vista, ragazzi, sono sempre io, TheGamer800. Oggi, ragazzi, siamo in una nuova reaction video di una nuova cosa che non ho mai fatto, ovvero una serie TV, una reaction video di un trailer di una serie TV. In particolare, ragazzi, che serie TV? Stiamo parlando di The Flash, almeno, cioè Flash, no? Quello del personaggio della DC. Tutti voi sicuramente lo conoscete, ragazzi, non so, per averlo visto in TV o nei film, appunto, della DC o appunto nei fumetti, nei manga, qualsiasi cosa, ragazzi. Comunque, raga, perché voglio fare la reaction video di The Flash? Allora, io ho seguito la prima stagione e la seconda stagione. La seconda stagione, diciamo che sono partito da meno di metà stagione a seguirlo per bene, purtroppo per problemi di lavoro e cose varie, perché non avevo il tempo di vederlo. E mentre la prima stagione, diciamo che quasi l'ho saltata tutta, ma poi, ragazzi, sono andato a recuperare il tutto vedendolo in streaming su internet, su vari siti, e me la sono vista per bene, per filo per segno, ragazzi, vedendola appunto qualche tempo fa, in estate, comunque quando avevo tempo, ce l'ho ancora fresca in mente, ragazzi. A me è piaciuto tantissimo, ragazzi, gli attori sono fenomenali, è la mia attuale serie TV preferita, veramente, ragazzi, è la mia preferita, Flash è il mio personaggio preferito al momento. Raga, io voglio fare la reaction video e analizzare con cura questo trailer per vedere alcune cose che ci possono essere, che magari qualcuno non ha notato, magari alcuni di voi già l'hanno visto, quindi magari non interessa, però magari andremo un po' a vedere, bloccherò ovviamente le scene e andremo a vedere appunto le scene una per una. Allora, raga, io direi di iniziare. Allora, se volete trovare il trailer, ragazzi, si chiama The Flash Season 3 Trailer 2016 Subita, perché è sottotitolato in italiano. Qualcuno si è preso la brick di farlo sottotitolato. Allora, raga, iniziamo. Allora, raga, DC Warner Bros, ok, DCPU, che è il canale dove mettono in onda in America The Flash. Allora, della vita sono sicuro di una sola cosa. Mamma, fanno vedere la scena iniziale di The Flash, quando, diciamo, l'anti-Flash ha ucciso la madre, ma Barry in questo caso l'ha fermata, salva sua madre e quindi cambia, stravolge tutta la linea temporale. Infatti vediamo come tutte le scene vanno indietro, diciamo, è come se ha cancellato la prima e la seconda stagione. Ora tutto è cambiato, vediamo, sono libero finalmente. Oh, abbiamo finalmente il padre e la madre. Il padre è andato in carcere, la madre era morta, invece adesso la madre è viva e il padre non è andato in carcere e si conoscono. Con Iris vediamo che comunque va tutto bene, si conoscono e va bene. Oddio, ragazzi, a un certo punto ho bloccato, a un certo punto succede qualcosa, Barry ha tipo delle visioni e c'è scritto Alchemy. Raga, mi sono andato un po' a informare su questo trailer, cioè su questo, appunto sul trailer, su quello sul dottor Alchemy, e sarebbe un nemico appunto di solo di Flash che appunto appare, a parte nella terza stagione hanno detto che apparirà, ma appunto un nemico di Flash nei fumetti, appunto. Quindi non lo sapevo sta cosa, perché da poco che seguo le stagioni non hanno fatto vedere ancora tutti i nemici. E appunto questo è un dottore, appunto dottor Alchemy si chiama, che con una strana pietra che si chiama la pietra filosofale, guarda caso tipo quella di Harry Potter, può trasformare i materiali a suo piacimento, tipo, che ne so, il legno lo fa diventare marmo, per dire, o il cemento lo fa diventare acqua, cioè può trasformare materiale a suo piacimento, da quello che ho capito. Poi posso anche sbagliare, ragazzi. Comunque, continuiamo. Vediamo appunto Barry spaventato da questa visione. Che succede? Ah, siamo a Ristar Labs. Abbiamo Cisco, ragazzi, Cisco Ramon, perché io sto parlando, ragazzi, per chi ha già visto le prime due serie, poi per chi non lo sa, andasse un po' a documentarsi. Questo è l'amico appunto di Barry, nella prima e nella seconda stagione, un amico di Barry che lavora agli Star Labs, appunto. Allora, continuiamo, vediamo. Ah, abbiamo, aspetta, abbiamo... abbiamo Iris e appunto questo qui, ragazzi, questo che si chiama Wally West, che è una specie di fratellastro, anche se Barry è stato adottato dal padre di quel ragazzo comunque di colore, e diciamo che è un suo fratellastro, diciamo. Con questa linea temporale so io cosa c'è in ballo, ragazzi, su quel tezio. Abbiamo, ragazzi, una ferma immagine di Ramon Industries, ragazzi, non è più Star Labs, ma si chiamano Ramon Industries perché appunto la linea temporale è stata alterata da Barry, che è tornato indietro nel tempo per salvare la madre, e non si chiamano più Star Labs, ma si chiamano Ramon Industries. Va bene, non c'è traccia di Harrison Wells, che era il capo degli Star Labs,
e non so dirvi altro. E qui dice che Sisqramon è l'uomo più ricco d'America, ragazzi. Porca miseria. Cioè, non so cosa dire. Infatti, mi sembra un po' diversa come persona, devo dire. Venire a lavoro con in elicottero, addirittura. No, vabbè, questa cosa è epica. Allora, lui lo chiama Sisko come un amico, no? E lui dice, no, non chiamarmi così, non ci conosciamo. Lampione. Vabbè, lampione, poi. Vediamo. Non siamo partner né amici, ragazzi. Non conosci me, non conosci la mia vita. Questa era una vecchia immagine. Raga, qua ho visto una cosa. Tra noi due c'è qualcos'altro nel mondo da cui vieni. Evidentemente lui, Flash, dice qualcosa ad Iris, che questa è la ragazza che lui vuole. E appunto lei dice, tra noi due c'è qualcos'altro nel mondo da cui vieni, vero? Perché lei se ne è accorta, è l'unica che va d'accordo. Mentre tutto il resto delle persone sono un po'... La storia essendo andata diversamente, alcune persone non le ha conosciute, sono comunque stanno per cazzi loro, no, non lo conoscono. Ok, ragazzi, andiamo avanti. Questa non è la tua casa, Barry. È un miraggio che sta già creando problemi. Aspettate, aspettate, ragazzi, ho visto qualcosa. C'era qualcuno. Allora, aspetta, aspettate, ragazzi, ho fermato l'immagine qui dove c'è un letto. Abbiamo Sisqramon, il padre, diciamo che il padre adottivo, Joe West, che in questo caso non è perché lui è il padre della madre, ce li ha adesso. Abbiamo Iris con tutta la famiglia riunita. Abbiamo Wally West, che è il fratello di quella che sta seduta qui. E abbiamo anche Caitlin, ragazzi, che è una dottoressa che lavora agli Star Labs, appunto. Lavoravano insieme Sisko e appunto Caitlin. Abbiamo Barry, in pratica c'è tutta la famiglia, ragazzi, qui riunite, tutti gli amici che abbiamo visto nella prima e nella seconda stagione. Manca solamente Harrison Wells, che non so dove sia. E qui c'è scritto, sta già creando problemi a te e a chi ti vuole bene, forse questa linea temporale. Allora, vediamo un po'. E abbiamo, ragazzi, una persona inaspettata, che non pensavo che l'avremmo vista ancora, ovvero l'anti-Flash, ragazzi, il nemico, peggior nemico di Flash, che mi piace tantissimo questo nemico, ragazzi, vorrei essere lui, sinceramente. Troppo bello la sua tuta gialla, ovviamente a me, sapete che piace il colore giallo. Mi piace tutti e due gli eroi. Cioè, mi piace sia Flash che l'antieroe, anti-Flash, ragazzi. Qui lo vediamo che sta in gabbia perché lo aveva fermato alla fine della seconda stagione e lui sicuramente non lo aveva ucciso, ma lo ha messo qui per non farlo uscire, appunto. Forse non ha i poteri perché vedo che non può uscire, perché volendo, vibrando, ragazzi, potrebbe tranquillamente scapparsene da questa prigione, fatta a cazzo così, e invece non lo fa. Evidentemente c'è qualcosa che non va, non ha perso i poteri, come anche è successo in alcuni flashback della prima stagione, quando hanno fatto vedere che lui ha perso i poteri nel combattimento con Flash per salvare se stesso da piccolo e poi è dovuto fare tutta la prima stagione. Vedete tutta la prima stagione e capirete. Comunque, ragazzi, qui dice, presto anch'io ne subirò le conseguenze. Allora, abbiamo Flash che si sente male. Questo qui, ragazzi, fermo immagine qui, dovrebbe essere Dottor Alchemy, perché somiglia molto a alcune immagini del cartone animato, come del fumetto, che stanno appunto nei fumetti. E appunto questo Dottor Alchemy c'ha questa maschera tipo Dottor Destino, diciamo, e c'ha il cappuccio e si chiama appunto Dottor Alchemy. Però qui non ci dice nulla, ci esce solo con immagini sullo specchio, tipo, e questa immagine qua è bella, ogni volta si sente tipo male. Ecco, infatti, vedete se si è sentito male. Abbiamo ancora Sisko, Iris, Barry che stanno entrando. Oh, merda, ragazzi. A parte che l'antiflash stava dicendo, come vuoi che chiami questo nuovo mondo che hai creato per noi? Infatti, è tutta colpa di Flash, perché cambiando quell'evento, cioè la morte della madre, ha portato a una nuova timeline, a un nuovo universo. Questo, ragazzi, è forse un nuovo nemico che vedremo. Mi sono andato a informare su questo tizio che si chiama Black Racer, ovvero il Corridore Nero, che è un altro velocista, ma non credo abbia nulla a che fare con Zoom, il nemico della seconda stagione, perché a parte che lo stile della tuta è molto diverso, e aveva il fulmine nero, tutto, cioè la tuta era praticamente tutta nera, aveva la faccia come di un morto, tipo la bocca qui dove c'è la bocca aveva tipo il codice a barre, diciamo, tutto segrettato così, ed è molto diverso, mentre qui abbiamo tipo, sembra tipo Batman, diciamo. È sempre un velocista, ovviamente. Cioè, tipo dei cosi così che sembrano tipo, non so, tipo assomigliano tipo a Batman per avere. Perché ha la bocca scoperta, come appunto l'armatura di Batman, chiamiamola armatura, e tipo questi padiglioni che vanno verso dietro. In più il fulmine è abbastanza strano
ed è lungo e giallo, non è uno stemma col fulmine, ma è solo un fulmine giallo così. E quindi potrebbe essere un altro nemico. Quindi abbiamo, ragazzi, già l'anti-Flash rinchiuso, che comunque qual è il nemico storico di Flash, che viene dal futuro. Abbiamo il Corridore Nero, che dovrebbe essere un altro nemico di questa linea temporale. Dottor Alchemy, ne sono già tre. Quindi, ragazzi, andiamo avanti. Abbiamo Flash che guarda in alto. Lui sta ancora rinchiuso qui in questa teca, diciamo, di vetro e questa gabbia davanti, cioè questa porta fatta a gabbia, diciamo. E lui che dice che questo mondo, secondo lui, come dovremmo chiamare questo nuovo mondo, aveva pensato a Flashpoint, ragazzi. Per chi non lo sapesse, Flashpoint è una serie di fumetti creata appunto da qualcuno, che parla del fatto che se Barry avesse salvato la madre, in questo caso l'ha fatto, dalla morte causata dall'anti-Flash che veniva dal futuro per ucciderla, si sarebbe creato un nuovo universo dove tutto è distrutto, ragazzi. In pratica, le conseguenze, io ho visto il film animato, diciamo, le conseguenze sarebbero state Batman, cioè proprio il personaggio di Batman da bambino sarebbe morto e suo padre, Thomas Wayne, sarebbe stato il Batman e sua moglie il Joker, e non, cioè il Joker sarebbe stato donna, appunto. Cyborg sarebbe stato tipo una guardia del corpo del presidente. Superman, invece di cadere nel campo, in un campo, essere trovato dai Kent, dalla famiglia Kent, sarebbe atterrato in città sotto gli occhi di tutti, avrebbe distrutto qualche palazzo e il governo se lo sarebbe catturato e tenuto tipo come schiavo per fare delle ricerche su di lui. Che altro? Wonder Woman e Aquaman si sarebbero messi insieme, ma poi la fidanzata di Aquaman avrebbe cercato di uccidere Wonder Woman e quindi si sarebbe creata una guerra veramente, raga, in tutto il pianeta, guerre di brutto, si sarebbero scontrati quasi distruggendo quasi tutto il pianeta, diciamo, tra le Amazzoni e quelli del regno acquatico, diciamo. E ragazzi, e c'erano tanti partiti di un casino della Madonna. Flash avrebbe perso i poteri, appunto. Che altro sarebbe successo? Lanterna Verde, ragazzi, non sarebbe mai esistito perché sarebbe morto con l'aereo, quindi non sarebbe mai diventato una Lanterna Verde. Niente, ragazzi, questo è tutto il caos che ha creato Barry con questa nuova linea temporale. Alla fine, vedetevi, non voglio spoilerare tutto, andatevi a vedere quel film animato, e si chiama appunto The Flashpoint Paradox, il paradosso di Flashpoint. E ragazzi, penso che vi piacerà, anche quello sottotitolato in italiano, l'ho trovato in streaming, e penso che vi piacerà, ragazzi. Però ovviamente la storia qui sarà diversa perché è una serie di TV. Appunto quello, l'anti-Flash stava dicendo che vorrebbe chiamare questo nuovo mondo che ha creato per noi Flashpoint. Abbiamo Flash che corre per la città come al solito. Oh merda, ragazzi, abbiamo potuto vedere lui, costume fantastico, a metà strada tra Flash e l'anti-Flash, ovvero rosso di Flash e giallo dell'anti-Flash, ma lui è un buono, sempre Wally West, una specie di fratellastro di Barry, il vero Flash. Raga, come potete vedere, bellissimo, sta tutto, vabbè, è un amore con quel giallo. Raga, lui è diventato il Flash di questa città, perché non essendoci più Barry Allen, appunto, perché ha cambiato tutta la timeline, ci sarà lui come Flash, e verrà lui colpito dal fulmine, appunto. E lui si chiama Kid Flash, ragazzi, per chi appunto segue i fumetti di Star Wars e della DC sa di cosa sto parlando. Per chi non lo sapesse, lui si chiama appunto Kid Flash e stava combattendo contro il Corridore Nero, che sarà un altro velocista nemico. Vediamo, ragazzi, abbiamo Barry che sta assistendo a tutta la scena. Ah, fa vedere tutte le scene che vanno velocemente avanti, ragazzi. Fa The Flash con la musica. Ora chi è il cattivo Flash? Ora chi è il cattivo? Porca miseria, raga. Troppo bello, ragazzi. E cosa dirvi, ragazzi? Io vi ho detto, l'ho amata tanto sta serie. Me la sono un po' persa, ma me la sono andata a recuperare poi. Tanto non è che... Mi sarebbe piaciuto vederla subito, su Italia 1 faceva nel 2015 e l'altra nel 2016, ed è finita qualche mese fa. Ora però è ritornata su Italia 1 alle 19:20, ragazzi, per chi le vorreste vedere, alle 19:20 fino alle 21 fanno due episodi ogni sabato sera alle 7:20 fino alle 9, e io lo sto rivedendo, ragazzi, perché poi vedrò la prima, poi vedrò la seconda e poi appunto la terza uscirà il 4 ottobre, ragazzi, cioè la terza, scusate, uscirà il 4 ottobre e io la vedrò in streaming su internet sottotitolato in italiano, perché ragazzi, fino a quando arrivo su Italia 1 ce ne vorrà di tempo.
Comunque, raga, cosa dite su questo trailer? È fantastico, semplicemente fantastico. Fa vedere appunto le scene chiave del cambiamento di timeline di Barry, avendo salvato la madre dall'uccisione dell'anti-Flash. Non è ritornato alla timeline originale, ovvero quella dove Flash ha tutti e due i genitori, c'è la Justice League e tutto a posto, ma no, porta una terza timeline. Che sarebbe quella appunto dove io ci siano tanti scombussolamenti. Si parla anche di un crossover, ragazzi, a dicembre, intorno a dicembre, tra le quattro serie che vi elenco: The Flash, Arrow, Supergirl e Legends of Tomorrow. Allora vi spiego, vabbè, The Flash e Arrow sapete di che cosa parlano, perché l'avete sicuramente visto su Italia 1, mentre Supergirl, vabbè, è la cugina di Superman, sarebbe, e ora farà tra un po', raga, penso a settembre, la serie di Supergirl in prima visione su Italia 1. Io l'ho già vista in streaming su Italia 1. E mentre Legends of Tomorrow non è mai uscita da nessuna parte, l'ho vista appunto in streaming sempre, su tutti i lati in italiano. Cioè, raga, cos'è Legends of Tomorrow? È l'insieme dei buoni e dei cattivi di Arrow e Flash messi insieme, e combinano una squadra che poi alla fine diventa sostanzialmente buona, che va a combattere nel tempo, diciamo, viaggiando nel tempo con una macchina proprio del tempo, con un uomo proveniente dal futuro di nome Rip Hunter. Appunto, questa squadra viaggia nel tempo e cerca di sconfiggere un tizio che si chiama Vandal Savage, che è un disgraziato che vuole comunque comandare l'umanità, diciamo così. È uno dei cattivi della DC, molto famoso. Comunque, ragazzi, ci sarà un crossover tra queste quattro serie e sarà qualcosa di veramente fenomenale. Hanno detto che forse come stagione di Flash sarà l'ultima, la terza, e mi dispiace molto di questa cosa. Comunque, penso che questa stagione forse durerà qualche episodio in più. Di solito le stagioni durano sempre 23 episodi, da 40 minuti, 45 minuti. E raga, questo trailer mi ha trasmesso tanto. Rivedendo l'anti-Flash che ho visto nella prima stagione, mi è piaciuto tanto. Il personaggio che mi piace anche di più come cattivo, come villain. Poi, raga, abbiamo visto il Corridore Nero, o Black Razor come preferite, e anche il Kid Flash, in più Dottor Alchemy, quindi ci saranno molti nemici in più. È stato detto anche, ragazzi, che uscirà un nuovo velocista, che forse, penso io, sarà il nuovo attore che non hanno fatto vedere in questo trailer. In pratica, nel cast di questo Flash, cioè di Flash terza stagione, hanno inserito, ragazzi, Tom Felton, che sarebbe quello che ha interpretato Draco Malfoy di Harry Potter, lo conoscete tutti sicuramente, l'hanno messo nel cast di Flash e interpreterà un poliziotto in questo caso, e penso che in futuro, ragazzi, diventerà un velocista, perché nasconde un segreto, hanno detto, diventerà un velocista e appunto darà del filo da torcia a Barry, penso. Quindi non sono tutti qui, ragazzi, i cattivi di questa stagione, ne vedremo veramente delle belle, tra il Corridore Nero, l'anti-Flash rinchiuso e Dottor Alchemy, che mi sono già tre, più quell'altro che hanno detto che uscirà verso metà della stagione, più sono già quattro, ragazzi, nemici, ed è parecchio, più la storia è tutta cambiata, ragazzi, ne vedremo veramente delle belle. Comunque, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete, lasciate un like, condividete, iscrivetevi se non siete iscritti. Alla prossima!